Amici sportivi di TRC, appassionati di calcio, ben trovati da Dario Curcio. Oggi è il giorno del derby del Tirreno. Si gioca la penultima giornata del campionato di eccellenza e si affrontano Civitavecchia e la Dispoli, che vedete già schierate in campo. Una partita importante per tanti fattori, per il Civitavecchia non per la classifica ma per l'orgoglio e per concludere al meglio il campionato con questa ultima giornata davanti ai propri tifosi. Poi ci sarà ovviamente settimana prossima anche la gara di Pomezia per chiudere proprio il campionato di eccellenza. Andiamo a leggere le formazioni prima di dire quello che è stato il cammino delle ultime giornate delle due squadre in generale di questo campionato. Civitavecchia che schiera con il numero 1 D'Angelo, con il 2 Gagliardi, numero 3 Mancini, 4 Proietti, 5 Funari, 6 Fatarella, numero 7 La Rosa, numero 8 Istrate, numero 9 Cerroni, 10 il capitano Ruggero, numero 11 Pippi. A disposizione del tecnico Castagnari ci sono con il 12 Scaccia, con il 13 Galimberti, numero 14 Serpieri, 15 Panico, 16 Percussi, 17 Imperiale e 18 Bersaglia. Per la Dispoli il numero 1 è Agostini, numero 2 Giustini, numero 3 Aracri, numero 4 Begliuti, numero 5 Pucino, numero 6 Di Mauro, numero 7 Daguano, 8 Catese, 9 Perocchi, 10 Colace, 11 Toscano, il grande ex di giornata. In panchina a disposizione del signor Micheli ci sono con il 12 Barbaro, 13 Fauziano, 14 Mundo, 15 Calcagni, 16 Buonanno, 17 Giovani, 18 Capanna, 19 Pietro Battista, numero 20 Bezziccheri, altro ex di giornata. Il fischio del signor Wael Aburuca di Roma 2, assistito da Rinaldo Menicacci di Viterbo e Carlo Silvano di Civitavecchia, dà il via al match. Primo pallone per il Civitavecchia, che oggi non schiera Serpieri in difesa, va in panchina, c'è Funari al centro insieme a Fatarella. Eccolo Funari che va subito da Gagliardi, schierato lui a sinistra, lui che in genere agisce a centrocampo. C'è anche Istrate che con il numero 8 proprio prende il posto di Gagliardi al centro del centrocampo. Adesso vediamo però un Civitavecchia che cambia le proprie posizioni, con Funari che adesso si sposta sulla sinistra e con Proietti che si è abbassato per gestire il possesso del pallone. La Dispoli che invece cerca soprattutto di non lasciare spazi, si schiera molto dietro la formazione di Micheli in questo inizio di primo tempo qui in questo importante derby. Come detto, per il Civitavecchia la classifica parla chiara, il quarto posto è ormai sicuro, c'è una piccolissima possibilità di arrivare al terzo posto, ma bisognerebbe fare un miracolo, vincere sia questa che con il Pomezia e sperare che la Favlo Cimini le perda entrambe. Quindi quarto posto abbastanza sicuro. Dall'altra parte c'è un La Dispoli che cerca gli ultimi punti per la salvezza, sicuramente facendo i debiti scongiuri per quanto riguarda la società rossoblu. Li troverà la settimana prossima quando affronterà il grifone giallo-verde già retrocesso e che ha 0 punti in classifica. E quindi quei 3 punti saranno decisivi sicuramente per la salvezza, ma insomma cercherà anche oggi di fare un buon risultato qui a Civitavecchia. Ecco il pallone di La Rosa, altro ex di giornata, scivola qui il giocatore del Civitavecchia che ha provato il tiro. È un tridente pesante anche oggi quello schierato da mister Castagnari, con Cerroni, Ruggero e Pippi tutti in campo, come abbiamo visto spesso in questa stagione, che hanno fatto benissimo. Sono ovviamente i tre marcatori migliori del Civitavecchia: Ruggero con 12 reti, Cerroni 11 e Pippi 9. Dall'altra parte c'è Toscano che ha fatto bene in questo campionato, benissimo anche lui, con 19 gol. Eccolo Toscano che prova ad andare sul pallone, Toscano che abbiamo detto è il grande ex di giornata. Nella stagione 2019-2020 ha giocato al Civitavecchia proprio Gianluca Toscano. Ecco il pallone intanto per Ruggero, potrebbe essere questa l'ultima partita per lui davanti ai tifosi del Civitavecchia. Ovviamente speriamo che possa rimanere anche nella prossima stagione, ma insomma le voci sono tante le voci che lo danno via dal Civitavecchia. Vedremo come si evolverà il mercato nelle prossime settimane.
quanto riguarda il Civitavecchia è tutto in divenire, ci aspettiamo tanti movimenti, anche qualche uscita, anche dolorosa, come detto potrebbe andare via proprio lui in possesso palla, il giocatore sicuramente più forte che il Civitavecchia ha avuto negli ultimi anni, probabilmente uno dei più forti del panorama della regione Lazio, ovviamente parlando del campionato di eccellenza, uno che avrebbe meritato almeno la Serie D e che a fine campionato si siederà al tavolo con il presidente Patrizio Presutti, che invece ha deciso di rimanere dopo le voci che lo davano un po' incerto. Quindi questo è veramente un bene per il Civitavecchia. Intanto la Dispoli spazza via il pallone, lo recupera Proietti che poi subisce il fallo, calcio di punizione in favore del Civitavecchia, che ha iniziato bene questo match cercando subito di creare qualche pericolo alla difesa della Dispoli. Qui Mancini però non riesce a tenere il pallone, ma c'è stato il tocco del giocatore della Dispoli e calcio d'angolo in favore del Civitavecchia. Chiama lo schema qui Proietti con l'urlo anche di Castagnari, un altro che non è sicuro che possa rimanere, poi a fine partita cercheremo di avere qualche dichiarazione dal tecnico del Civitavecchia. Ecco il cross, colpo di testa di Daguanno e poi la conclusione che finisce alta, ci ha provato Ruggero con il tiro che appunto è finito alto da buona posizione, non era semplice perché il pallone era alto per il suo sinistro. Come sempre c'è il tifo della Brigata Camporo anche oggi presente per sostenere il Civitavecchia, e anche Roberto Giacomini, anche lui sempre presente per il Civitavecchia in casa e in trasferta. L'abbiamo visto anche presente nelle ultime gare casalinghe dell'NC Civitavecchia di pallanuoto. Lì non ha avuto però tantissima fortuna con il pareggio conquistato contro l'Acqua Chiara. Ma parliamo di calcio, parliamo del Civitavecchia con Pippi che appoggia per Mancini, poi La Rosa, come detto, altro ex di giornata, è stato per tanti anni alla Dispoli, un faro del centrocampo della squadra rossoblu. Tanto Proietti, va ancora da Ruggero, è chiuso Ruggero ma si libera di Giustini, poi va ancora al centro, ecco Toscano che recupera il pallone, lo serve ad un compagno di squadra, arriva però la chiusura da parte di Funari, poi finisce a terra Cerroni, non c'è nulla, anzi è fallo di Cerroni, si lamenta con il direttore di gara che però ha visto una sbracciata da parte di Samuele Cerroni. Oggi schierato in porta D'Angelo, non scaccia, è successo spesso nelle ultime partite con Scaccia che appunto che è andato in panchina e con D'Angelo che ha preso il suo posto dopo che Scaccia per quasi tutto il campionato è stato titolare. Ecco il pallone di Giustini, poi la chiusura da parte di Gagliardi che riceve anche i complimenti di Proietti, il pallone però è per la Dispoli, la chiusura del giovane classe 2002, uno dei gioielli del Civitavecchia, è in prestito dall'Albalonga, quindi tornerà probabilmente alla squadra dell'Albalonga e poi bisognerà vedere quale sarà il suo futuro. Civitavecchia spera che possa tornare proprio in maglia nerazzurra, sarebbe davvero un colpaccio visto il valore acquisito in questa stagione dal giocatore che oggi viene schierato terzino sinistro con la maglia numero 2 che adesso chiede palla, ma il pallone va da Fatarella, servitogli da Funari. Poi La Rosa, di nuovo Fatarella, gestisce il pallone il Civitavecchia, lo ha visto pochissimo per ora la Dispoli, ma alla formazione ospite va bene così, è tutta chiusa dietro. Adesso però il lancio è buono per Pippi, colpo di testa da parte di Giustini, ma Pippi arriva sul pallone, poi il tacco, il cross al centro, colpo di testa della difesa della Dispoli, poi chiedono l'uscita del portiere che non arriva, allora spazza via Aracri.
poi forse il fallo commesso da Toscano, ma si continua con il Civitavecchia che però perde il pallone, lo riconquista la Dispoli, lascia correre il direttore di gara, poi l'anticipo prima di Fatarella, poi però riconquista il pallone da Guanno, classe 2002 della Dispoli, lo sbaglia però con Fatarella puntuale sul pallone e poi sfera che torna ad Angelo che va ancora da Fatarella e allora il pallone gestito dal Civitavecchia con la rosa, di nuovo sfera che torna dietro con Proietti, uno dei più positivi in questo campionato, anche lui in prestito e quindi anche lui anche per lui da vedere il futuro al Civitavecchia. Qui Proietti prende il pallone, finisce a terra però un giocatore da Dispoli, si trattava di Perocchi che adesso rimane a terra e quindi il Civitavecchia correttamente butta fuori il pallone. Proietti è entrato sulla sfera anche se forse un po' duro con Perocchi che ha subito un lieve colpo, ma credo non avrà nessun problema a continuare, anche se lo vedo zoppicare. Adesso il direttore di gara comunque dà l'ok per la partita che continua con il pallone servito da Colace, classe 2003 della Dispoli, alla Civitavecchia, restituito quindi il pallone correttamente dalla formazione della Dispoli. Come detto, Perocchi adesso ha ripreso a correre in maniera normale. Civitavecchia che in questo campionato, l'abbiamo detto, è quarto con 53 punti, 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, con 57 gol fatti è il miglior attacco del campionato, 36 gol subiti, la quinta miglior difesa. Ci aspettiamo quindi tanti gol in questa partita, anche se poi al momento di occasioni non ce ne sono state. Dall'altra parte c'è la Dispoli, sesto a quota 42 con 12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, 46 gol fatti, sesto miglior attacco del campionato e 43 gol subiti che ne fanno la quinta peggior difesa, quindi una squadra che subisce tanti gol, anche se da quando c'è Micheli hanno un po' migliorato la fase difensiva e anche in un certo qual modo i risultati. Infatti sono sesti in classifica, anche se l'obiettivo di inizio anno della Dispoli era arrivare molto più su, ma ci sono state tante vicissitudini per quanto riguarda la società rossoblù, che adesso conquista il pallone con Toscano che poi guadagna la rimessa. L'ultimo turno il Civitavecchia ha pareggiato 1-1 con il Campus Eur, la Dispoli invece anche la squadra rossoblù ha pareggiato 2-2 contro la Strea in uno dei recuperi di campionato. Ecco il pallone per Proietti, attenzione Gagliardi che stava per essere attaccato da Daguanno. Gagliardi però si è liberato bene del pallone, poi un pressing abbastanza alto quello della Dispoli che costringe il Civitavecchia ad andare dal portiere D'Angelo, che poi è costretto a sua volta ad andare da Cerroni che se la cava bene, poi la rosa, tiene lui il pallone, può inventare qualcosa il numero 7, bello il pallone per Ruggero, anche lui ovviamente può inventare, il fantasista del Civitavecchia e capitano, il pallone dentro, il tiro viene deviato con Pippi che per poco non ha segnato il gol dell'1-0, non ha colpito bene qui il numero 11 del Civitavecchia su imbeccata quasi perfetta di Ruggero, quindi prima chance per il Civitavecchia, anche se poi il tiro non era forte, non era un gran tiro. Ecco qui poi la conclusione con la parata di Agostini, ma tutto fermo perché c'era il fuorigioco. Come detto, primo squillo del Civitavecchia dalle parti della porta, difesa da Agostini con Pippi che ha colpito male su invito di Ruggero. Queste due squadre si sono già incontrate due volte in questa stagione, in entrambe le occasioni a vincere è stato il Civitavecchia, 3-1 proprio qui alla Tamagnini nella prima gara stagionale, si giocava il primo turno della Coppa Italia di Eccellenza che poi il Civitavecchia vinse in finale con la Tivoli e anche con il Dispoli ovviamente è arrivata la vittoria per 3-1. Civitavecchia che poi invece in campionato nell'andata della penultima giornata ha vinto proprio alla Dispoli per 1-0 all'Angelo Sale, 1-0 lì. Tanto Pippi
poi proietti, decide di ragionare ancora il Civitavecchia, adesso avanza con tutti gli effettivi, con Istrate, poi la rosa va lungo da Cerroni che riesce a tenerlo il pallone con un po' di difficoltà, poi il lancio splendido per Ruggero, l'aggancio è anche perfetto, il cross al centro troppo sul portiere Agostini, bella azione però qui del Civitavecchia che sta aumentando i giri come vuole il tecnico Massimo Castagnari, che adesso vediamo seduto, sembra quasi calmo, è strano vederlo così, ma sarà solo un momento perché poi ricomincerà sicuramente ad indicare ai suoi giocatori cosa fare, quindi ad alzarsi come fa spesso il tecnico Castagnari, che quest'anno ha portato la Coppa Italia di eccellenza al Civitavecchia dopo 28 anni dal 1994, quindi stagione che è assolutamente positiva per il Civitavecchia, che sicuramente poteva fare qualcosa in più in campionato se non ci fosse stata quella coppa, che poi la rosa era un po' corta, hanno giocato spesso gli stessi, il Civitavecchia ha accusato qualcosa in campionato. Tanto è bello il lancio per Toscano, ci arriva il giocatore della Dispoli che però era in fuorigioco e quindi viene segnalato dall'assistente il fuorigioco di Toscano, che aveva tenuto il pallone in campo ma era finito appunto in fuorigioco. Toscano che va a dire qualcosa ai suoi compagni, forse voleva un pallone servito prima. Attenzione qui al Civitavecchia che perde palla, la recupera però Fatarella, grande intervento difensivo del numero 6 con il Civitavecchia che aveva perso una brutta palla, con Fatarella che appunto ha recuperato. Adesso c'è Gagliardi che va lungo, il pallone per Cerroni che non riesce a servire lo stesso Gagliardi, arriva prima per Occhi, poi ancora la Dispoli che prova ad andare al cross, ribattuto, sarà ancora rimessa con le mani per la formazione ospite che prova uno dei primi attacchi del primo tempo qui al Tamagnini. Il risultato è ancora di 0-0 tra Civitavecchia e la Dispoli in questa penultima giornata del campionato di eccellenza. Spazza qui Strate, vediamo il giocatore della Dispoli che a sua volta colpisce, poi pallone che finisce fuori, sarà rimessa dal fondo in favore del Civitavecchia. D'Angelo può andare al rilancio, prossimo turno vedrà il Civitavecchia giocare fuori casa. Sarà ovviamente l'ultima giornata di eccellenza fuori casa contro il Pomezia, formazione che oggi potrebbe vincere il girone A proprio di eccellenza. Prima la formazione di Scaricamazza che all'andata vinse qui al Tamagnini, con però una gara che ha lasciato tanta amarezza nel Civitavecchia, che aveva giocato davvero un'ottima partita e venne poi sconfitta proprio nel finale dalla formazione del Pomezia. Civitavecchia che lì era vicinissima alla squadra di Scaricamazza, che poi prese il volo e adesso si accinge appunto a vincere il campionato. Ricordiamo che oggi si gioca alle ore 11 perché le gare si giocano tutte in contemporanea, mentre di solito al Tamagnini si gioca nel pomeriggio. Ancora Civitavecchia in avanti, non arriva il pallone a Cerroni ma è di nuovo rimessa con le mani e di nuovo può andare Gagliardi. Prossimo turno che vedrà invece la Dispoli, lo abbiamo detto, ospitare all'Angelo Sale il grifone giallo-verde, ultimo in classifica e già retrocesso in promozione. Gagliardi prova ad andare ancora sul pallone, riesce il giovane 2002 a guadagnare il calcio d'angolo, ancora quindi una possibilità da corner per il Civitavecchia. Indietreggia anche Toscano, sempre prezioso su queste situazioni. Civitavecchia che va avanti con quasi tutti gli effettivi, fuori rimangono Gagliardi e Mancini, anche Ruggero fuori area. Poi tutti dentro. Eccolo però lo schema con Proietti che va al cross, il pallone che viene
spedito alto da Fatarella, era difficilissima però questa battuta perché il pallone ha rimbalzato mentre lui tentava di calciare, quindi è finito altissimo. Provato lo schema il Civitavecchia, visto che comunque i giocatori della Dispoli erano tutti piazzati al centro dell'area, era difficile cercare di andare direttamente dentro l'area. Ha provato appunto il passaggio con la rosa per Proietti e poi la conclusione che è finita alta da parte di Fatarella. Civitavecchia che però riconquista subito il pallone con la Dispoli che non riesce a tenerlo. Proietti come al solito si abbassa, fa il regista del Civitavecchia. Civitavecchia che in panchina ha qualche soluzione, pensiamo ad esempio a Panico, ma anche lo stesso Bersaglia, classe 2004, che sta facendo molto bene nelle ultime settimane anche lui. Il Civitavecchia vorrebbe tenerlo, ma è un altro gioiellino molto ambito da società anche di categoria superiore, quindi sarà complicato tenere il classe 2004. Intanto il cross, vediamo se ci arriva Ruggero. Sì, il pallone è suo, Ruggero può andare sul sinistro, ancora Ruggero, il pallone al centro, ma è bravo il difensore della Dispoli a sporcargli il cross. Di nuovo calcio d'angolo in favore del Civitavecchia, vediamo ancora la rosa, vediamo se sarà di nuovo schema oppure se andrà al centro dell'area. Stavolta si avvicina Proietti, come sempre Civitavecchia tiene dietro Gagliardi e Mancini. Sempre 0-0 qui il Tamagnini di Campo dell'Oro tra Civitavecchia e la Dispoli, con il calcio d'angolo per il Civitavecchia, tribuna che si è riempita. Il pallone stavolta va dentro, colpo di testa di Fatarella e poi con un po' di fortuna ha liberato la Dispoli. Secondo me non se ne è neanche accorto il difensore della Dispoli, con Fatarella che aveva preso bene il tempo, aveva colpito verso il portiere avversario, verso la rete difesa dal portiere avversario, ma è arrivata appunto la ribattuta della Dispoli con un po' di fortuna. Il pallone adesso di Agostini per il numero 10, Colace con il pallone che finisce poi a Perocchi, che riesce con una buona giocata a tenerlo sull'attacco da parte di Gagliardi, poi di nuovo il pallone per Colace, la scivolata di Funari che prende il pallone, sarà però rimessa con le mani in favore dell'Academy La Dispoli. Sono 20 i minuti in questo primo tempo, il risultato è sempre di 0-0 con il Civitavecchia che però ha avuto un paio di chance buone per sbloccare la situazione. Come detto, Civitavecchia miglior attacco del campionato, soprattutto grazie ai tre tenori lì davanti, Pippi, Ruggero e Cerroni. Qui il pallone buono per Toscano, attenzione anche a Perocchi, eccolo il pallone al centro e c'è il gol della Dispoli, ha segnato da Guanno, 1-0 per la Dispoli. Ha sorpreso qui il Civitavecchia, la formazione ospite, bella azione da parte della Dispoli con Toscano che ha servito Perocchi, che a sua volta ha messo il pallone al centro dove tutto solo è arrivato da Guanno, che ha segnato l'1-0 per la Dispoli. Civitavecchia sotto qui al Tamagnini con l'azione orchestrata dalla Dispoli che ha sorpreso la difesa del Civitavecchia che si trova sotto. È successo comunque spesso in questa stagione che il Civitavecchia andasse sotto e poi rimontasse, e quindi vediamo se anche oggi il Civitavecchia avrà la forza per tornare almeno al pareggio in questo primo tempo per poi giocarsi tutto nella ripresa. Ancora di tempo ce n'è, siamo al minuto 22 del primo tempo, il Dispoli ha sbloccato la gara, è 1-0 per la formazione ospite. Civitavecchia che prova di nuovo a tenere il pallone e servirlo poi in avanti, arriva però la difesa della Dispoli, poi la scivolata dei giocatori in maglia rosso-blu, il pallone finisce dietro poi con D'Angelo che rischia tantissimo con questo passaggio, è bravo Gagliardi a servire Istrate, poi di nuovo
il pallone che finisce alla rosa, servito da Proietti, quindi Cerroni arretra e poi subisce probabilmente il fallo da parte di Begliuti. Calcio di punizione per il Civitecchia, che ha fretta, vuole battere veloce, anche se siamo solo nel primo tempo. Il Civitecchia vuole subito trovare il pareggio, ci prova il capitano Ruggero, pallone dentro, colpo di testa che finisce fuori di pochissimo, con Cerroni che per poco non ha segnato l'1-1. Bella incornata su cross da parte di Ruggero, bel pallone finito fuori. Aracri, adesso è lui sulla fascia destra, il pallone però viene gestito bene da Istrate, che serve ancora a Ruggero. Ruggero, il pallone al centro, ancora calcio d'angolo per il Civitavecchia, ne ha collezionati già diversi in questa prima parte di primo tempo. Il Civitavecchia in uno di questi, Fatarella per poco non ha segnato. Vediamo adesso quale sarà la giocata di La Rosa, se cercherà anche stavolta di andare al centro. Sì, si va al centro, ma il pallone è bassissimo, lo recupera senza problemi la Dispoli, poi Aracri rischia di perderlo, anzi lo perde con l'anticipo dello stesso La Rosa, che va dal portiere D'Angelo. Giornata primaverile qui a Civitavecchia, sembrava dovesse piovere, invece davvero una bella giornata, un po' di vento ma non dà particolarmente fastidio alle due squadre in campo. Ecco il pallone ancora per il Civitavecchia, poi non riesce Ruggero a sopravanzare Giustini, che è stato bravo a chiudere il numero 2 della Dispoli. Ancora La Rosa, poi Gagliardi. Civitavecchia comunque ci sta provando. C'è di nuovo Funari, come detto oggi schierato al centro, lui che molto spesso gioca da esterno e può dare il meglio in quella posizione, bravo però anche come centrale di difesa. Tanto il pallone per Toscano è perfetto, anche l'aggancio da parte del numero 11, che però sbaglia, è stato però toccato il pallone da Fatarella, quindi non ha sbagliato Toscano ma è stato anticipato. Il pallone è finito nel calcio d'angolo, sarà chance dalla bandierina per la squadra che conduce 1-0. Gol di Daguanno arrivato al minuto 21 di questo primo tempo. La Dispoli avanti qui al Tamagnini. Come detto, nei due precedenti stagionali a vincere è stato il Civitavecchia in entrambe le occasioni. Dalla bandierina la Dispoli con Colace, il pallone dentro, altissimo colpo di testa di Gagliardi che poi finisce in fallo laterale con il tocco anche della bandierina. Vediamo se si andrà alla rimessa lunga con le mani, credo sia questa l'indicazione dei giocatori al compagno che sta per battere. Ecco che si va al centro dell'area, colpo di testa di Toscano, toccato dal giocatore che lo marcava, credo fosse Funari, e quindi ancora calcio d'angolo in favore della Dispoli, che adesso tiene lì il Civitavecchia. La Dispoli che ha diversi saltatori pericolosi, non si va però ancora alla battuta. Adesso sta per andare il numero 9 Perocchi, anzi poi c'è anche Colace, ma ha fischiato prima il direttore di gara perché è finito a terra Giustini, quindi si deve ribattere. Sono appunto in due sul pallone, Perocchi e Colace. Vediamo se c'è lo schema. Ecco il pallone per Perocchi che va lui al cross, poi finisce a terra. Funari chiedeva il fallo, si lamenta col direttore di gara. Comunque il pallone sarà per il Civitavecchia, con Toscano che non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta. Ancora le proteste di Funari, che si spiega col direttore di gara, chiedeva una spinta ai suoi danni.
Civitavecchia in possesso del pallone con Fatarella, si torna da Proietti, poi di nuovo Fatarella, non trova spazi adesso il Civitavecchia con il Dispoli ben piazzato dietro. Adesso sì che c'è un po' di vento che infastidisce anche noi qui in tribuna. Ecco però Funari, ancora a terra il numero 5. Palla che torna alla difesa del Civitavecchia, tutto piazzato dietro la Dispoli, anche Toscano dietro la linea della palla, non trova spazi, quindi il Civitavecchia deve cercare di crearseli, soprattutto con i tre davanti, devono fare un po' più di movimento, ci prova Ruggero che si allarga sulla destra, eccolo il pallone per il numero 10 che però poi decide di tornare ancora dietro visto che è davvero tutto chiuso dietro la Dispoli. Allora ancora Proietti per Funari, può avanzare anche lui, invece si va da Gagliardi che si è accentrato un po', poi Cerroni, bella la finta da parte di Ruggero con Pippi che riesce a tenere il pallone, lo serve alla Rosa a sua volta, però la Rosa non va ad un passaggio pulito, spera che torna alla Civitavecchia che poi spazza via il pallone. Bisognava gestirlo con un po' più di calma. Pallone che però torna nuovamente alla formazione in maglia bianca. Proietti chiede un movimento ai suoi, poi serve Ruggero, attaccato subito da due avversari, di nuovo Funari. Ruggero parla con Gagliardi che si allarga qui sulla sinistra, c'è la Rosa, servito lui, il numero 7 che va ancora al centro, prova ad andare da Cerroni o Pippi, viene però anticipato l'attacco del Civitavecchia. La Dispoli che non riesce anche in questa occasione a tenere il pallone, che torna ancora al Civitavecchia, Funari, di nuovo la sfera che rimane in possesso dei giocatori del Civitavecchia, ritmo però un po' basso, deve cercare di alzarlo qui il Civitavecchia. Ruggero chiede un fallo di mano da parte di Giustini che secondo il direttore di gara non c'è, allora ancora Giustini al cross, l'anticipo e poi sbaglia tutto per occhi per fortuna del Civitavecchia. Che occasione sprecata qui dalla Dispoli con il Civitavecchia che ha rischiato di subire il gol del 2-0, ha colpito malissimo il numero 9 della Dispoli. Per fortuna del Civitavecchia che prova a riportarsi avanti, sbaglia però il passaggio qui. Se non sbaglio Proietti con la Rosa che non è arrivato invece sul pallone, allora rimessa con le mani per la Dispoli. L'anticipo ancora da parte di Fatarella che guadagna il calcio di punizione, può batterlo lui, sfera che torna ad Angelo. Ultimi 15 da giocare in questo primo tempo, il risultato è sempre di 1-0 per la Dispoli. Qui al Tamagnini sentiamo intanto l'urlo da parte di Roberto Giacomini che prova ad incitare il Civitavecchia che va avanti con Gagliardi che sbaglia però il passaggio, il cross troppo addosso al portiere Agostini che blocca senza problemi il pallone, poi aspetta un po' prima di andare ad un lancio per gli attaccanti che adesso si sono schierati bene davanti, sono in tre quelli della Dispoli, qui rischia Fatarella ma riesce ad andare dal portiere D'Angelo, poi c'è il fuorigioco fischiato alla Dispoli. Si riparte quindi con un calcio di punizione in favore del Civitavecchia con Toscano che cerca di attaccare Fatarella che si libera bene del pallone, poi Mancini per Proietti, prova lui ad andare avanti, il pallone viene ben servito a Pippi che finisce a terra, calcio di punizione in favore del Civitavecchia. Civitavecchia che batte velocemente, vedete però subito come aggrediscono i giocatori della Dispoli quando il Civitavecchia è in possesso del pallone. Adesso ci prova Cerroni, il pallone per Pippi che poi cerca di servire lo stesso Cerroni, sbaglia però con il suo mancino, allora da quest'altra parte c'è Toscano contro tutta la difesa del Civitavecchia, è solo, bravo Fatarella a chiudergli il possibile dribbling da parte di Toscano, è stato bravissimo qui Fatarella. Anche se Toscano poi era tutto solo. Ancora pallone per il Civitavecchia con Funari. Poi
Ruggero, come detto, potrebbe essere questa l'ultima partita per lui qui al Tamagnini di Civitavecchia con la maglia nerazzurra, o meglio oggi bianca, perché potrebbe andar via, ma insomma il suo futuro è tutto da scrivere, come quello di tanti altri giocatori del Civitavecchia, che nella prossima stagione punterà sicuramente al salto di categoria dopo aver vinto quest'anno la Coppa Italia di eccellenza, fase regionale ovviamente. Ecco ancora il Civitavecchia in possesso del pallone, Gagliardi non trova nessuno da servire ed è costretto ad andare ancora da Funari, e anche lui dietro da Proietti, non ci sono spazi. Civitavecchia prova ad andare lungo da Ruggero, vediamo il capitano con il numero 10, poi la smanacciata da parte di Agostini, che è stato bravo, era un bel pericolo questo per la difesa della Dispoli. Civitavecchia che adesso ci riprova con buona continuità, il pallone di nuovo per Ruggero, è sempre una buona idea andare da lui, Ruggero se la porta stavolta sul destro a due avversari contro, non sa chi servire, poi bello il pallone in favore di Proietti che però sbaglia con il suo mancino, voleva andare da Mancini. Mancini che aggredisce il giocatore avversario, si trattava di Catese, pallone che finisce a Toscano, ne ha due contro, il Civitavecchia riesce a tenere il pallone e poi sarà rimessa con le mani in favore della formazione padrona di casa oggi qui al Tamagnini. Civitavecchia che però è sempre sotto per 1-0, mancano 10 minuti alla fine di questo primo tempo che ha riservato qualche emozione, con il Civitavecchia che ci ha provato di più, ma il Ladispoli è stato più concreto nella praticamente unica occasione, ha segnato il gol che sta decidendo il derby del Tirreno finora, 1-0 per il Ladispoli. Civitavecchia va di nuovo avanti con Fatarella, pure anche lui va avanti a cercare di creare pericoli alla difesa ben schierata oggi da Micheli. Come detto, la Dispoli che ha la quinta peggior difesa, ma oggi insomma sta giocando bene in fase difensiva la squadra rossoblu, contro tra l'altro il migliore attacco del campionato con 57 gol fatti, quello del Civitavecchia, soprattutto in casa ha segnato tanti gol. Civitavecchia che non perde da 8 turni, l'ultima sconfitta arrivata a Vignanello contro la FAVL Cimini. Civitavecchia che dei 53 punti che ha fatto in questo campionato 29 li ha fatti in casa, 24 fuori. Pallone dentro, colpo di testa, vediamo se arriva Cerroni, ci arriva ma poi chiede un fallo di mano, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Civitavecchia, l'ha colpita probabilmente con il braccio il giocatore del Ladispoli, ha subito chiesto l'intervento Cerroni che era lì vicinissimo, non ha avuto esitazioni il signor Wael Buruca di Roma 2, probabilmente Pucino era il giocatore che ha colpito con il braccio sulla spizzata da parte di Cerroni, che ha subito chiesto l'intervento del direttore di gara che, come detto, non ha avuto esitazioni, prova a protestare il giocatore della Dispoli, ma sarà calcio di rigore, andrà Pippi, quindi Pippi contro Agostini, vuole il gol numero 10 Pippi in questo campionato. Civitavecchia che ha la grande chance di riportarsi sull'1-1. Parte Pippi, il tiro, Renan, Pippi, Civitavecchia 1, Ladispoli 1, il gol del giocatore brasiliano che riporta i suoi sull'1-1, ma il Civitavecchia sicuramente non si fermerà qui. Vuole la vittoria per chiudere al meglio davanti ai propri tifosi questo campionato che ha riservato diverse soddisfazioni alla squadra allenata da Massimo Castagnari. Aracri viene trattenuto qui da Estrate, vediamo se arriva il cartellino, no, solo un richiamo per Estrate che appunto ha commesso il fallo.
direttore di gara cerca soprattutto di parlare con i giocatori senza tirare fuori per forza cartellini, una scelta che condivido. Ecco Pucino, lui che ha commesso il fallo che ha regalato il calcio di rigore al Civitavecchia, poi c'è Gagliardi, non sceglie bene il tempo dell'intervento, riesce comunque a colpire. Si rianima il pubblico del Tamagnini, che comunque non ha mai smesso di incitare la squadra civitavecchiese. Qui un po' di storie tese tra Proietti e Perocchi. Il direttore di gara però chiede ai due giocatori di avvicinarsi, vuole parlare con entrambi i giocatori, come detto un po' di scaramucce qui alla Tamagnini in questo momento, ma la partita è stata abbastanza tranquilla finora, anche se è un derby e quindi come tutti i derby ci sta un po' di sano agonismo senza eccedere ovviamente, come stanno facendo tra l'altro Civitavecchia e la Dispoli. Finora partita molto tranquilla, speriamo che rimanga sui binari di questa correttezza. Intanto il calcio di punizione in favore della Dispoli, che può andare a creare un'occasione pericolosa. C'è proprio Perocchi, il colpo di testa però di Pippi e poi spazza, o meglio voleva sicuramente colpire verso la porta da Guanno, che però stavolta colpisce male, nessun problema qui per D'Angelo, chiede il pallone D'Angelo perché l'altro è finito fuori. Eccolo il classe 2000 D'Angelo, chiede però ai suoi stavolta di andare avanti, vuole servire probabilmente qualcuno degli attaccanti che insomma nelle spizzate riescono spesso a creare dei pericoli. Il pallone però è un po' corto, non arriva neanche a centrocampo, il Civitavecchia lo recupera con i propri centrocampisti, con Pippi poi che cerca di servire la rosa che a sua volta voleva andare da Pippi. Il pallone poi finisce lungo, c'è Agostini che senza problemi blocca la sfera. Siamo quasi alla fine di questo primo tempo, 1-1, come detto diverse emozioni in questa prima frazione di gioco con il Dispoli avanti grazie a Daguanno, il Civitavecchia che ha riequilibrato il match con Pippi su calcio di rigore, finisce a terra qui Funari. Circa 4 alla fine di questo primo tempo, Civitavecchia 1, la Dispoli 1. Vediamo se le due squadre avranno la forza di cercare altre occasioni in questo primo tempo, se insomma si andrà poi al secondo tempo per vedere chi delle due riuscirà a sopravanzare l'altro, se il risultato di pareggio rimarrà fino alla fine. Proietti va dall'altra parte, bella la giocata per la rosa. Civitavecchia adesso di nuovo avanti, il pallone è lungo per Cerroni che spinge, calcio di punizione, spinta netta qui da parte del numero 9 che è stato determinante in occasione del gol del pareggio del Civitavecchia. L'ha toccata, il pallone toccato da lui è finito sul braccio di Pucino. Come detto, tribuna piena qui al Tamagnini, è bello vedere tutti i tifosi tornati con la capienza massima qui a Civitavecchia. Sempre uno spettacolo vedere tanti tifosi che incitano le due squadre, ovviamente oggi qui soprattutto quella di casa, quella civitavecchiese. Tanto pallone che arriva a Proietti, buona la finta, ancora Proietti tiene
la sfera, poi però non sa chi servire, va da Mancini di nuovo il pallone per il Civitavecchia che deve ragionare perché la Dispoli si è rimesso tutto dietro nonostante il risultato di pareggio. Come detto, alla Dispoli comunque un pareggio può sicuramente andar bene, per il Civitavecchia non ci sono grandi ambizioni di classifica, ma vuole la vittoria per chiudere con un successo davanti ai propri tifosi in questa ultima partita casalinga, non l'ultima di stagione, perché poi settimana prossima ci sarà la trasferta a Pomezia. Ultimissimi secondi qui al Tamagnini con il risultato che non si sblocca e con sempre il Civitavecchia in possesso del pallone. È successo per tutto il primo tempo. Qui l'impucata tentata da Pippi non arriva a buon fine per la rosa che va poi a tenere questo pallone servito gli da Mancini, ancora sfera che finisce dietro Fatarella per il Civitavecchia, finisce a terra ancora la rosa, non c'è nulla secondo il direttore di gara, pallone che torna al numero 7, poi di nuovo Fatarella, può servire Funari, vediamo se avanza il numero 5 con una delle consuete sgaloppate in avanti, non riesce però il servizio a Funari. Allora il contropiede da parte della Dispoli che ha già colpito in questo primo tempo il pallone dentro, poi la conclusione sul portiere da parte di Perocchi, nessun problema per D'Angelo. Perocchi che ha cercato di nuovo di sorprendere il Civitavecchia, non ci è riuscito. Adesso pallone per Colace, ne ha di più in questo finale il Ladispoli che prova probabilmente l'ultimo attacco di questo primo tempo. Begliuti, vediamo se ci sarà adesso l'indicazione del recupero, 2 minuti forse, vediamo. Pallone dentro con Proietti che riesce a tenere il pallone e a cercare l'azione offensiva. Toscano lo lascia, ancora Proietti, adesso però solo Cerroni, Pippi e Ruggero davanti. Non ci sono grandi chance di creare pericoli, allora Proietti saggiamente decide di andare da Funari dietro. Confermati i due di recupero, quindi ancora 2 minuti, poi sarà finito il primo tempo qui alla Tamagnini. Al momento 1-1 tra Civitavecchia e la Dispoli, aperto da Guanno, e poi il gol di Pippi su calcio di rigore. Sfera che torna al centrocampo del Civitavecchia con la rosa che va dentro per Cerroni, colpo di testa ancora Cerroni, e poi chiedevano forse un fuorigioco, un fallo di mano. Arriva l'indicazione del fallo per il Ladispoli commesso da Cerroni. Calcio di punizione in favore della squadra rossoblu allenata da Michele Micheli, che da quando è arrivato ha fatto dei buoni risultati. Vediamo poi se nella prossima stagione, anche per quanto riguarda il Ladispoli, arriverà la conferma del tecnico o se arriverà una prevedibile rivoluzione, visti i risultati non proprio all'altezza per la società rossoblu. Civitavecchia, adesso questa sì che può essere l'ultima chance di questo primo tempo. Gagliardi va da Cerroni, riesce a tenerla il numero 9, costretto poi però ancora ad arretrare il baricentro dell'azione, ancora il pallone per Proietti, di nuovo poi Civitavecchia ad andare all'indietro dalla propria difesa con Funari, e vedete anche lui è costretto ad andare ancora da D'Angelo. Buon pressing da parte 10 secondi manca. del Ladispoli. Ecco 52. il direttore di gara che sta per fischiare, lancio sbagliato da parte del Civitavecchia. Agostini. Agostini può andare al rilancio. Beh, il PD. Eccolo qui il fi duplice fischio del direttore di gara. Finisce 1-1 il primo tempo qui alla Tamagnini tra Civitavecchia e la Dispoli. Tornano in campo Civitavecchia e la Dispoli pronte a giocare il secondo tempo qui al Tamagnini di Campo dell'Oro.
in questo atteso derby del Tirreno, penultima giornata del campionato di eccellenza, appunto Civitavecchia contro la Dispoli. Nel primo tempo 1-1 tra le due squadre, con Daguanno per la Dispoli che ha portato avanti i suoi al minuto 22 e poi Pippi a realizzare il calcio di rigore al 37esimo, che è valso il momentaneo 1-1. Due squadre ancora però non sono pronte per giocare, perché manca l'arbitro, che non è proprio un dettaglio. Probabilmente si aspetta la contemporaneità con gli altri campi. Come detto, in queste ultime due giornate si va in contemporanea con gli altri campi, anche se bisogna anche dirlo, Civitavecchia e la Dispoli non è che si stiano proprio giocando chissà cosa, anche se poi gli altri risultati parlano di una Favle Cimini che sta perdendo 1-0 con il Civitavecchia, che quindi in caso di vittoria si avvicinerebbe ancora a quel terzo posto. Vince anche il Pomezia momentaneamente, anche la V3 Maccarese sono la prima e la seconda in classifica. Civitavecchia e la Dispoli in campo, anche se adesso arrivano altri giocatori in maglia bianca. Si attende sempre l'arbitro. Come detto, Civitavecchia al momento quarto con 53 punti, la Dispoli sesto a quota 42. Le due squadre poi nel prossimo turno giocheranno: il Civitavecchia fuori casa con il Pomezia, il la Dispoli in casa con il Grifone giallo-verde. La Dispoli che viene da 5 risultati utili consecutivi con 4 pareggi e una vittoria. Civitavecchia invece addirittura non perde da 8 turni, sconfitta l'ultima a Vignanello contro la Favlio Cimini, anche se poi nelle ultime settimane sono arrivati diversi pareggi, quindi la Civitavecchia non è riuscita ad avvicinarsi al terzo posto, per non dire al secondo, quello che vale i playoff, che però è decisamente lontano. Probabilmente sarebbe stato irraggiungibile anche in caso di diverse vittorie del Civitavecchia con la V3 Maccarese, che nelle ultime settimane ha vinto tutte le partite disputate. Adesso probabilmente ci siamo, sta per iniziare il secondo tempo con l'urlo del Tamagnini, dei tifosi del Civitavecchia, con l'arbitro, o meglio gli assistenti che stanno controllando le reti, il direttore di gara che parla con Toscano e poi con Ruggero, con i due che ridono, si conoscono bene. Come detto, Toscano ex di giornata, non ha fatto benissimo qui alla Civitavecchia, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, però ovunque è andato poi Toscano ha sempre segnato, quindi è un attaccante sicuramente di ottimo livello per la categoria, lo dimostrano anche i 19 gol segnati in questa stagione qui con la Dispoli. Si attende solo il fischio di Wael Buruca di Roma 2, assistito da Rinaldo Menicacci di Viterbo e Carlo Silvano di Civitavecchia. Eccolo qui il via al secondo tempo. Subito il gol da parte della Dispoli, un po' sorpresa in questi primi secondi del secondo tempo, e la Dispoli subito avanti, torna avanti perché già lo era stato nel primo tempo, 2-1. Sorpresa la difesa del Civitavecchia. Perocchi. Con il gol di Perocchi. Davvero a sorpresa qui il gol della Dispoli, con il Civitavecchia che ha iniziato malissimo questo secondo tempo. Sorpresa la difesa della squadra allenata da Massimo Castagnari, che quindi è costretta nuovamente a rincorrere. Adesso Cerroni ci prova lui, il cross al centro,
arriva Pippi, poi Ruggero, Ruggero non riesce a calciare, ancora Ruggero all'indietro, il pallone gestito da Istrate, non ha tirato qui il Civitavecchia, aveva una buona chance, poi Fatarella chiude con l'aiuto di Funari che adesso prova ad avanzare il numero 5, poi forse se la porta troppo avanti, ecco Funari invece riesce a guadagnare un ottimo calcio d'angolo, grande azione qui di Thomas Funari, oggi vice capitano del Civitavecchia. Civitavecchia che vuole subito il nuovo pareggio, avevamo detto che ci aspettavamo una gara ricca di reti e non siamo stati smentiti. Ecco il cross al centro, la smanaccia Agostini, era bello qua il calcio d'angolo di La Rosa. Civitavecchia che andrà con le mani con Mancini, classe 2003 del Civitavecchia, un altro dei grandi protagonisti di questa stagione per la formazione oggi in maglia bianca. Perde però il pallone il Civitavecchia e lo riconquista con Ruggero, Ruggero, ancora lui, Ruggero, poi pallone che finisce fuori, calcio d'angolo ancora per il Civitavecchia, come chiedeva il numero 10 e capitano del Civitavecchia. Insomma, a sorpresa, la Dispoli è tornato avanti. Pallone dentro, poi il colpo di testa che finisce sull'esterno della rete con La Rosa che per poco non segnava il 2-2. Avevano lasciato tutto solo sul secondo palo i difensori della Dispoli, ma non è riuscita ad inquadrare lo specchio della porta, occasione sprecata qui per il Civitavecchia per tornare subito sul pari, sulle 2-2, sul 2-2. Toscano prova a lottare con Funari, riesce lui a tenere il pallone, bella azione qui di Toscano, poi il pallone dentro per Daguanno, è fuori gioco però, partito leggermente avanti il classe 2002 della Dispoli. Colpo di testa di Ruggero che poi riesce a tenere di nuovo il pallone, Ruggero prova il tiro, c'è Cerroni, Cerroni, Cerroni e poi finisce a terra, non c'è nulla secondo il direttore di gara, quindi La Rosa anche qui, però che occasione sprecata per il Civitavecchia con Cerroni che ci ha messo una vita per tirare, si arrabbia infatti con se stesso Cerroni, non è riuscito probabilmente ad avere uno stop buono Cerroni. Di nuovo calcio d'angolo in favore del Civitavecchia, pallone dentro di La Rosa, colpo di testa, poi c'è il tiro che finisce fuori da parte di Proietti, bella coordinazione qui del giocatore del Civitavecchia, pallone però fuori di poco alla destra del portiere Agostini. Civitavecchia però adesso ha squillato nuovamente verso la porta della Dispoli che è avanti 2-1 qui al Tamagnini di Campo dell'Oro, con la rete proprio nei primissimi secondi di questo secondo tempo ad opera di Perocchi che non aveva impressionato nel primo tempo e però nel momento giusto ha segnato e ha trovato un gol importante per la sua squadra. Qui il pallone finisce fuori perché c'è qualche problema per Ruggero se non sbaglio. Ruggero finisce a terra e viene accompagnato fuori dai giocatori del Civitavecchia, quindi brutto infortunio per Ruggero, sembra, non riesce neanche a camminare, forse la caviglia, vediamo, vediamo poi quale sarà la diagnosi, intanto sicuramente è costretto ad uscire tra gli applausi del pubblico. Non ci voleva per il Civitavecchia, credo entrerà Panico, non ci voleva davvero in questa partita che per lui potrebbe essere l'ultima qui al Tamagnini, lo sarà sicuramente in questa stagione. Eccolo il cambio per il Civitavecchia, entra proprio Panico ed esce ovviamente Ruggero.
Non abbiamo visto cosa ha fatto, forse ha appoggiato male il piede Ruggero, perché così all'improvviso ha accusato un dolore ed è stato costretto ad uscire. Agostini va a lungo a cercare Toscano, colpo di testa tentato da Funari, poi il fallo da parte di Toscano che protesta con il direttore di gara. C'è la rosa da quest'altra parte, eccolo Panicol, primo pallone per il numero 15, lui che aveva iniziato in maniera incredibile la stagione con il Civitavecchia, con 5 gol nelle prime partite, poi fatto poco o nulla nelle altre gare, anche giocando poco per via di diversi infortuni. Pallone che torna a Pippi, che poi però è costretta ad andare ancora dietro. Civitavecchia che cerca di nuovo l'occasione giusta per creare un pericolo alla difesa della Dispoli. Sfera che arriva a Proietti, poi da quest'altra parte per la Rosa. La Rosa attende l'avanzata di Mancini, che sbaglia però il passaggio per Cerroni, che applaude l'intenzione del compagno. Adesso gioca anche con il cronometro il Dispoli, anche se siamo solo nei primissimi minuti di questo secondo tempo. Il Dispoli avanti 2-1. Agostini va a lungo, stavolta a cercare numero 7 da Guanno, che non può arrivare sul pallone. C'è Mancini che va a lungo da Cerroni. Cerroni si appoggia sul compagno di squadra, correttamente secondo il direttore di gara. Ancora Cerroni, il pallone dentro, deviato con la schiena da Pucino, e quindi sarà di nuovo calcio d'angolo in favore del Civitavecchia. Restano fuori solo Gagliardi, Mancini e Proietti, che si posiziona fuori area. Il cross, colpo di testa di Toscano, c'è ancora Mancini, vediamo se va di nuovo al cross immediato. Il pallone invece finisce alla Rosa, che ha un po' di spazio. La Rosa, il pallone troppo sul portiere, anche se il vento per poco non lo sorprendeva, ma poteva fare meglio qui la Rosa. Aracri adesso per la Dispoli, che prova a riportarsi avanti, viene fermata l'avanzata da Gagliardi, che poi ringhia su tutti i giocatori avversari. La Dispoli che però riesce a tenerlo questo pallone con Perocchi. Perocchi ha un po' di spazio, il tiro finisce addosso a Funari e poi ancora Begliuti. Difesa del Civitavecchia che riesce ad allontanare il pericolo, ma ancora la Dispoli in possesso del pallone, ha un po' di spazio qui, non se lo prende però il giocatore della Dispoli, si trattava di Catese, e poi invece è arrivato il tiro di Daguanno addosso al difensore, poi brutto fallo da dietro e ammonito Daguanno per il fallo da dietro su Cerroni. Calcio di punizione che sarà battuto da Proietti, che va corto ancora da Panico. Panico, buona l'imbucata per la Rosa, lo stop però non è perfetto e poi commette anche fallo ai danni di Begliuti. Subito il raddoppio da parte dei giocatori della Dispoli, che cercano di non lasciare spazio agli attaccanti del Civitavecchia, che adesso sono Cerroni, Pippi e Panico, che come detto è uscito Ruggero. Lancio lungo di Agostini, ancora altissimo e ancora però fuori dalla disponibilità dei giocatori della Dispoli. Lo stesso Catese non è riuscito ad arrivare sul pallone, tanto arrivano fumogeni in campo, sicuramente infastidiscono un po' le due squadre, però anche oggi lo dobbiamo dire, il tifo del Civitavecchia, in particolare la Brigata Camporo e Roberto Giacomini, hanno risposto presente e come al solito fanno sentire il loro supporto in questa che è l'ultima partita in casa del Civitavecchia di questa stagione.
Pallone che finisce a Mancini, di nuovo dietro il Ladispoli a gestire questo 2-1 che li vede avanti, tre punti che sarebbero fondamentali per la salvezza per il Ladispoli, praticamente chiuderebbe ogni discorso, anche se dovrebbe essere già chiuso, basta arrivare tra i primi 8 per la formazione della Ladispoli che è sesta. Adesso di nuovo il possesso palla del Civitec che però sbaglia, riconquista il pallone della Ladispoli e lo tiene anche con una rimessa. La Ladispoli che ha tra i migliori marcatori Toscano con 19 gol e poi ci sono Pietro Battista con 6 che oggi è in panchina, qualche gol anche per Catese e Perocchi, 3 a testa, ma Perocchi con il gol di oggi va a quota 4. Funari, vediamo anche se ci sarà qualche altro cambio per quanto riguarda le due squadre. Al momento è arrivato il cambio forzato per il Civitavecchia con l'ingresso di Panico per Ruggero. Civitavecchia che in panchina ha due elementi in meno rispetto al Ladispoli ed ha, potrebbe inserire tra gli altri Bersaglia, credo sia quello che potrebbe far bene. Anche Serpieri potrebbe essere uno dei papabili per entrare in questo secondo tempo. Civitavecchia che spreca un altro pallone, lo recupera ancora il Ladispoli che riesce ad avanzare ancora con Perocchi, poi dall'altra parte il pallone ancora in favore della formazione rossoblu che guadagna il calcio d'angolo per l'ultimo tocco da parte di Gagliardi. Corner in favore della Ladispoli che porta avanti tutti i saltatori, dietro rimane Daguanno, credo rimanga anche Aracri, forse Giustini, anzi solo in due dietro per il Ladispoli, uno avanti per il Civitavecchia che è Panico. Il pallone dentro, colpo di testa tentato da Toscano, stato anticipato invece e poi finisce a terra. Fadarella, calcio di punizione. Funari prova ad andare veloce dal compagno di squadra, è bello il pallone. Ecco poi che ci prova Cerroni, quindi la rosa più sveglio dei giocatori della Ladispoli e ancora Proietti, non riesce però a servire nessuno sulla destra, quindi si va ancora sulla fascia sinistra con Panico, poi il pallone dentro, colpo di testa tentato da Cerroni che però non può arrivare sulla palla, troppo alta quella servita da Panico. In panchina per il Ladispoli tra gli altri ci sono Bezzicchieri che è uno degli ex, c'è anche Pietro Battista, come detto è stato uno dei migliori in questa stagione, e anche Capanna è uno dei papabili per l'ingresso in campo nel secondo tempo. Qui viene redarguito Agostini, sta perdendo un po' di tempo secondo il direttore di gara. Agostini che adesso può andare al rilancio, il risultato sorride sempre al Ladispoli, avanti 2-1. Colpo di testa di Toscano, arriva però prima Fatarella che poi con una bellissima finta si libera del diretto avversario. Colpo di testa, arriva ancora Cerroni circondato da maglie rosso-blu, è bello il pallone poi di Proietti per Istrate, quindi Gagliardi sulla fascia ancora per Panico che prova ad andare dentro, c'erano Pippi e Cerroni al centro, viene ribattuta però la sfera, ancora un pallone che finisce fuori. Colpo di testa, attenzione a Cerroni, la tiene, poi il pallone per Proietti che prova la conclusione e quindi anche Mancini che colpisce malissimo. Vediamo se arriva prima Toscano di Fatarella, è bravo qui Toscano a proteggere il pallone, ancora lui
non riesce Fadarella a tenerla, ancora Toscano si libera proprio del numero 6 del Civitavecchia, ancora Toscano non sa però chi servire, poi va all'indietro, è rimasto a terra Toscano e quindi correttamente la Dispoli butta fuori il pallone, speriamo non sia un altro problema per il Civitavecchia con Fadarella a terra sul contrasto con Gianluca Toscano che ha tenuto il pallone. ...16 minuti se ne sono andati in questo secondo tempo, la Dispoli avanti 2-1, Fadarella per fortuna si rialza senza problemi, si spiega poi con Toscano. Forse c'è un cambio intanto per la Dispoli. Esce, sicuramente esce Catese. Esce Catese. Non abbiamo visto chi entra, lo sapremo tra poco. Entra Calcagni quindi. Fadarella è rientrato in campo e gestisce questo pallone con l'aiuto di Proietti. Ancora Fadarella per la Rosa, un pallone però brutto questo con la Rosa che rischia di perderlo, anzi lo perde il Civitavecchia. Ancora però Fadarella a riconquistarlo sull'errore a sua volta da parte di Perocchi. Proietti attaccato alto da Colace, di nuovo il pressing alto da parte della Dispoli, crea qualche problema alla Civitavecchia, qui si dimentica il pallone Funari, lo recupera Begliuti, tanti errori in questo secondo tempo per il Civitavecchia, con la Dispoli che ha fatto quello che doveva, cioè segnare nelle due occasioni che ha avuto, finora avanti 2-1 sul Civitavecchia. C'è da dire, non è che ha creato questi grandissimi pericoli anche la formazione nerazzurra con l'occasione in questo secondo tempo da parte di La Rosa che ha colpito l'esterno della rete e poco altro. La Rosa poi Gagliardi lascia il pallone ancora alla Rosa, poi Strate non riesce a tenere il pallone che torna ancora alla difesa del Civitavecchia. Funari, Fadarella, Civitavecchia troppo fermo però davanti, adesso ci prova con Pippi che cerca di raggiungere il pallone, ci arriva il numero 11, non trova nessuno da servire, è costretto ad andare ancora all'indietro, quindi di nuovo Civitavecchia con Proietti e poi pallone che torna a Gagliardi. Ovviamente la Dispoli non ha nessuna intenzione di avanzare, è avanti 2-1, quindi si ferma dietro e attende che il Civitavecchia costruisca qualcosa. Fadarella, Cerroni prova con il tacco a servire lo stesso Fadarella, è buono però l'intervento di Pucino e allora può ripartire il contropiede della Dispoli, buona la difesa anche del Civitavecchia e poi per poco non arriva il pallone per Toscano che era tutto solo sulla destra. Civitavecchia che ha chiuso però bene stavolta l'azione della Dispoli, riprova il Civitavecchia a costruire qualcosa con la Rosa, serve da questa parte Cerroni, un po' arretrato il numero 9 ancora, la Rosa, grande parata qui da parte di Agostini, un lampo da parte del Civitavecchia, la Rosa per poco non ha colpito, bella però la respinta del numero 1 della Dispoli, allora Civitavecchia che adesso vuole crederci, ancora tanto tempo per cercare almeno il pareggio. Da Guanno, adesso il possesso a cercare di far avanzare il Civitavecchia da parte della Dispoli, il pallone per Toscano che però era in fuorigioco, calcio di punizione subito
battuto dal Civitavecchia. Funari prova una delle sue avanzate, ancora il pallone dentro però per nessuno, anche qui errore del Civitavecchia in fase di appoggio, e riparte di nuovo la Dispoli. Grande chiusura qui di Gagliardi, poi però ritorna sul pallone Perocchi con grande determinazione. La Dispoli riconquista il pallone, ci prova ancora da Guanno, il pallone che finisce dietro per Colace, poi brutto fallo qui ai danni di Proietti e cartellino giallo per, se non sbaglio, Perocchi. Proprio il numero 9 è stato ammonito, fallo in ritardo da dietro. Intanto un altro cambio per il Civitavecchia, è entrato Bersaglia, dentro Bersaglia, quindi classe 2004, l'avevamo detto che poteva entrare lui. Pallone dentro intanto per Panico, vediamo se ci arriva, ci arriva, ma il pallone finisce addosso ad Agostini. È uscito in strada. Qui dentro Bersaglia per Istrate, il classe 2004 Bersaglia. Adesso Civitavecchia con praticamente 4 attaccanti, potrebbe essere un 4-2-4 quello del Civitavecchia, con Bersaglia e Panico molto alti, esterni diciamo molto offensivi. D'altronde il Civitavecchia deve rischiare qualcosa. Qui ci prova Cerroni, poi Pippi riconquista con grande caparbietà questo pallone. Funari sull'attacco alto della difesa addirittura della Dispoli, con, in questo caso era Di Mauro che è salito molto alto. Pallone dall'altra parte, buono per Panico. Vediamo cosa inventa, pallone dentro, calcio d'angolo. Altra occasione da calcio d'angolo per il Civitavecchia, che cerca il gol del pareggio per poi tentare il tutto per tutto negli ultimi minuti. Ma prima di tutto bisogna cercare questo gol del pareggio. Il cross al centro, pallone che rimane lì con un pericolo, e poi altissimo di nuovo il tiro da parte di Mancini. Anche questa però era difficile da tenere bassa, il pallone che rimbalzava ed era alto e finisce alto. Ancora adesso Agostini può andare al rilancio lungo, qui è al Tamagnini, sempre 2-1 per la Dispoli nel primo tempo da Guanno e Pippi, quest'ultimo su calcio di rigore. Nella ripresa subito Perocchi a segnare il 2-1 dopo pochi secondi. Civitavecchia che ci ha provato ma finora con poca fortuna, adesso ha inserito anche Bersaglia per cercare di scardinare la buona difesa della Dispoli. Ci prova Mancini, la rosa per Proietti, avanza anche Bersaglia ma Proietti va dall'altra parte per la rosa. Vediamo se va lui al cross al centro, buono il pallone ma viene ancora spazzato via da Aracri. Quindi Civitavecchia che rimane in possesso del pallone, buona l'azione, il cross dentro finisce fuori senza che nessuno lo tocchi, e quindi sarà rimessa dal fondo. Intanto il coro per Gigi Ruggero da parte dei tifosi del Civitavecchia, non passarla mai, tira quando vuoi. Così dicono i tifosi del Civitavecchia per il loro fantasista, costretto ad uscire oggi per un infortunio, tutto da vedere. Insomma, la volontà dei tifosi mi sembra chiara, sperano che il fuoriclasse del Civitavecchia Ruggero possa rimanere anche nella prossima stagione. Come detto, lo sapremo tra poche settimane quale sarà il futuro di Ruggero ma anche di tanti altri elementi del Civitavecchia. A terra! Calcio di punizione in favore della Dispoli. Civitavecchia che non perde da 8 turni, quindi in caso di sconfitta oggi tornerebbe a perdere dopo il KO subito a Vignanello contro la Favl. Cimini, Civitavecchia che però vuole
sicuramente conquistare almeno un punto oggi in questo atteso derby del Tirreno, anche se vale poco per il Civitecchia per la classifica, vale tanto per l'orgoglio e per i tifosi. Qui però sbaglia il Civitavecchia, che riconquista il pallone con le mani. Ecco la rosa riesce ad avanzare, poi però ancora un passaggio sbagliato con la buona chiusura della Dispoli, che riparte in contropiede con Toscano. Ha tanto spazio il numero 11, vediamo cosa inventa, se ne va ancora Toscano, poi finisce a terra, colpisce il pallone però il giocatore del Civitavecchia. Grande intervento qui di Fatarella. Sei cotto! Ancora pallone per il Civitavecchia, lo gestisce la formazione in maglia bianca, ancora dentro, poi vediamo un batti e ribatti, e l'ultimo tocco è del giocatore del Civitavecchia, quindi sarà rimessa dal fondo, credo fosse Cerroni. Tanto un altro cambio per la Dispoli. Chirida, 16. Entra Buonanno. Buonanno dentro. È rimasto laggiù seduto. Dai Augusto. Dentro Buonanno e fuori Aracri. Fatarella ancora dietro per il portiere d'Angelo, poco impegnato in questo secondo tempo come anche nel primo, però ha subito due gol, ovviamente non per colpa sua, ma diciamo che la Dispoli è stato decisamente cinico, al contrario invece di quanto fatto dal Civitavecchia, che per adesso ci prova con Cerroni. Non buono qui il pallone di Samuele Cerroni per un compagno di squadra. Allora Funari si prende lui la scena, ancora pallone per Proietti, servitogli da Bersaglia, poi Panico ancora per Proietti, che va dentro per nessuno perché arriva Agostini, si lamenta un po' con i compagni di squadra, il numero 4 del Civitavecchia. Adesso Massimo Castagnari chiede qualcosa ai suoi. 29. Mancano praticamente 15 minuti, meglio 16, perché siamo al 29esimo del secondo tempo. Il Civitavecchia è sempre sotto 2-1. Gagliardi per farsi comprare qualche finta bionda, la rosa. Ancora Gagliardi, pallone che arriva di nuovo alla rosa, poi Proietti. Adesso Civitecchia è tutto avanti con solo in due dietro, ovviamente non c'è più nulla da perdere. Ancora il pallone per Pippi, che ha provato ad andare al centro dell'area di rigore, dove erano in tante le maglie bianche, ma tantissimi anche quelli della Dispoli, che spazza via il pericolo. Poi colpo di testa buono da parte di Gagliardi, con che recupera ancora di nuovo la rosa, prova ad andare in avanti, il pallone ancora del Civitavecchia. Qui arriva Panico prova ad inventare lui, ancora Panico dietro in favore di Proietti, di nuovo Panico, c'è un po' di spazio da quest'altra parte per Pippi, si va di nuovo da Panico. Civitecchia che cerca di ragionare, non ha fretta, ma manca un quarto d'ora, quindi un po' di fretta dovrebbe averla. Ecco ancora il pallone per Pippi al centro, non c'è nessuno però, c'era il solo Cerroni. Cross di Pippi era anche buono, però il solo Cerroni non poteva ovviamente fare nulla contro i tanti difensori della Dispoli. E allora
Si continua qui al Tamagnini con il Dispoli sempre avanti 2-1, con il Civitavecchia che cerca un'azione buona per tentare di pareggiare un match che meriterebbe anche di riportare in parità. Ecco Panico, il cross, di nuovo il colpo di testa da parte di Pucino. Ha difeso bene la Dispoli in tutta la partita. Difficile creare, sorprendere la formazione rossoblu con questi tiri, come tentato adesso da Proietti dalla lunghissima distanza, o con cross al centro, dove comunque i difensori sono alti e ben posizionati, quindi molto complicato. Ci prova ancora il Civitavecchia a andare al centro del centrocampo, il pallone per Mancini, vediamo se ci arriva, è difficile, Mancini non riesce a tenerla in campo. Civitavecchia che però avanza, si mantiene anzi avanti con il baricentro per cercare di non far ripartire la squadra ospite, che intanto opera un altro cambio. Esce Perocchi, autore del gol del 2-1. Vediamo chi entra, se è Bezzicchieri. È Bezzicchieri quindi ad entrare al posto di Perocchi. Civitavecchia che nei due precedenti di stagione aveva vinto sia in Coppa 3-1 proprio qui alla Tamagnini, che in campionato 1-0 all'Angelo Sale di La Dispoli. Ma al momento La Dispoli si sta prendendo una bella rivincita qui a Civitavecchia con questa momentanea vittoria per 2-1. Attenzione, che pericolo qui per il Civitavecchia, con Fatarella che però sbroglia ancora una volta il pericolo e riesce a guadagnare poi il calcio di punizione, con il Civitavecchia che si riporta avanti, o almeno ci prova, con l'azione da parte di Funari, che adesso è tornato a fare l'esterno. Vediamo ancora il pallone che però trova in fuorigioco un giocatore del Civitavecchia, se non sbaglio era Bersaglia. Pochi pericoli però corsi dalla Dispoli in questo secondo tempo. Diciamo, il Civitavecchia meriterebbe il pareggio, ma bisogna anche dire che la Dispoli è stato cinico ed ha sfruttato le occasioni avute. Il Civitavecchia non ne ha avute tantissime, ma quelle poche non le ha sfruttate, a parte il calcio di rigore di Pippi. Quindi la Dispoli non sta rubando nulla assolutamente. Panico, poi la Rosa, ancora pallone sbagliato dal numero 7, forse anche un po' il vento non riesce la Rosa a gestire questi cross. Pallone per la Rosa, ancora è stato bravo qui Funari, poi finisce a terra il giocatore del Civitavecchia, che guadagna calcio di punizione. Ancora Civitavecchia, prova ad andare dentro, bella però la chiusura da parte della Dispoli, che poi prova a ripartire, sono solo in due, però ci prova, ma è bravissimo qua il giocatore della Civitavecchia a sua volta a ritornare sul pallone e riconquistare la sfera. Civitavecchia che ha un'altra occasione, ne mancano pochi di minuti alla fine di questo secondo tempo. Palla dall'altra parte, poi sbaglia qui la Dispoli, riconquista Fatarella che poi cercava di sopravanzare Bezzicchieri, che gli ha sporcato il pallone. Allora si va ancora da Pippi, arriva però l'anticipo della difesa con Pippi che si arrabbia un po' con i suoi, e poi Toscano lotta, grande azione qui del numero 11 Toscano, poi
tocca al pallone Mancini, ha difeso bene qui il pallone il centravanti della Dispoli. Che fanno venire il raccoglimento? E basta il culo! Sono 36 minuti in questo secondo tempo, quindi ne mancano 9. Bezzicchi non riesce a rubare il pallone a Proietti. Proietti che ha riconquistato tanti palloni per la sua squadra. Sbaglia qui Funari, che abbiamo visto nelle ultime azioni si è spostato sulla fascia, adesso addirittura va a fare il centravanti. Come detto, il Civitavecchia non ha tanto da perdere, visto che sta già perdendo 2-1, quindi può rischiare qualcosa, e c'è anche appunto Funari al centro. Vediamo il cross, buono colpo di testa però ancora della difesa, poi il pallone finisce a Fatarella, che chiedeva il tocco di un giocatore della Dispoli perché è stato pescato in fuorigioco sulla conclusione da parte di Proietti, per uscita male. Le proteste del Civitavecchia con Agostini che adesso accelera un po' la battuta di questo calcio di punizione, ancora per Toscano, anche lui però in fuorigioco, se ne è accorto subito. Fatarella, poi di nuovo la rosa dall'altra parte in favore di Funari. Sbaglia ancora la Civitavecchia, riparte il contropiede, stavolta sono in 4 contro 3. Attenzione all'azione della Dispoli, sbaglia però qui il pallone la Dispoli, ed è bravissimo Gagliardi a essere più sveglio dei giocatori della Dispoli. Allora stavolta il Civitavecchia a partire in contropiede, bella palla qui un po' lunga con poi Pucino che fa spalla a spalla con Bersaglia. Che peccato, era una buona chance questa per il Civitavecchia. Adesso il pallone ancora dentro in favore della formazione in maglia bianca, il pallone dentro deviato, arriva Panico, poi il pallone dietro per la rosa, il cross sull'attaccante del Civitavecchia che finisce a terra, nessun fallo secondo il direttore di gara. Pallone poteva essere buono questo di la rosa, ma non ha trovato Cerroni. Ultimi minuti di gioco qui al Tamagnini con la Dispoli avanti 2-1. Provano ancora a spingere i tifosi del Civitavecchia, la squadra in maglia bianca. Mancini dietro per Fatarella, lasciano giocare quelli della Dispoli, pensano ovviamente solo a difendere adesso. Pallone per ancora Funari, come detto Gagliardi si è spostato come difensore centrale, come ultimo dietro con Funari che si è portato avanti. Il cross da parte di Fatarella è buono, ancora la chiusura e poi da grande posizione spedisce alto. Qui doveva fare meglio il giocatore del Civitavecchia. Credo fosse ancora Cerroni che ha colpito male davvero qui Cerroni. Certo non era semplice, anche qui il pallone era alto, però uno come Cerroni può fare meglio. Intanto ha ammonito Agostini, la chance il Civitavecchia ce l'ha avuta, l'ha sprecata però con Samuele Cerroni, che ho già avuto un paio di occasioni, non le ha sfruttate come invece fa di solito. Ancora però ci sono alcuni minuti per cercare di rifarsi. Funari va al colpo di testa, Bersaglia tiene il pallone, viene però ben chiuso dai giocatori della Dispoli e poi commette a sua volta fallo, giallo anche per lui. Campionato di eccellenza che si chiuderà la settimana prossima con il Civitavecchia che farà visita al Pomezia. La Dispoli invece ospiterà il Grifone giallo-verde
la Dispoli che con questa vittoria si porterebbe a 45, Civitavecchia rimarrebbe invece a 53 punti, ormai sicuro del quarto posto. Colpo di testa del solito Funari, poi non può arrivare qui Mancini. Va Buonanno alla battuta della rimessa, Buonanno che è entrato in questo secondo tempo, il pallone dentro per Toscano che come al solito lotta, finisce a terra, non c'è nulla, caduto troppo facilmente qui Toscano sull'appoggio da parte di Gagliardi. Adesso Bersaglia è però di nuovo in fuorigioco, bisognava fare più attenzione. Difesa finora quasi perfetta da parte della Dispoli in questa partita. 2-1 per la squadra ospite. Pallone alto per il solito Toscano. Il colpo di testa però è un regalo in favore di La Rosa. Ultime chance per il Civitavecchia per cercare il pareggio e buona l'azione. Il tiro troppo sul portiere Agostini, poteva fare meglio qui Pippi. Buona la giocata tra lui e Cerroni, poi però il sinistro è finito addosso al portiere della Dispoli che non ha avuto difficoltà, era ben piazzato il numero 1. Circa 2 alla fine di questo secondo tempo, più ovviamente recupero, vedremo quale sarà l'indicazione del recupero. Qui riconquista con caparbietà il pallone la Dispoli, un Colace poi finisce a terra, calcio di punizione, crampi intanto per un giocatore in maglia rosso-blu. Se va a trovare con l'altro, c'è almeno uno per porta. Si trattava di Begliuti, il calcio di punizione però è stato subito da Colace che andrà alla battuta di questo calcio di punizione. Vediamo se andrà direttamente in porta o se cercherà lo scambio con un compagno o ancora andrà al centro, dove però i giocatori della Dispoli sono in pochi. C'è Toscano e ce ne sono altri due. Ecco l'azione, si va proprio al centro a cercare Toscano che però è in fuorigioco, quindi calcio di punizione in favore della Civitavecchia. Ultimissimi secondi di questo secondo tempo in questa penultima giornata del campionato di eccellenza, in questo derby del Tirreno che sta sorridendo alla Dispoli che è avanti 2-1. Adesso Funari si è spostato addirittura a destra, sbaglia però ancora il Civitavecchia, anche però la Dispoli adesso è stanca, la formazione di Micheli regala il pallone al Civitavecchia che va a lungo, colpo di testa ancora della Dispoli, arriva il Civitavecchia, finisce a terra, calcio di punizione per la squadra in maglia bianca. Attendiamo anche l'indicazione del recupero. Tre minuti ancora da giocare in questo secondo tempo. Chance delle Civitavecchia ridotte, ma questa può essere la buona occasione per ritrovare il pareggio per il Civitavecchia. Deve portare avanti tutti e in effetti vanno tutti avanti i saltatori in maglia bianca, attenzione soprattutto a Cerroni, Pippi e Funari. Il pallone dentro, colpo di testa però ancora della difesa della Dispoli, ci arriva Gagliardi, non ha nessuno da servire, vediamo se andrà lungo. Gagliardi si lamenta un po' con i compagni, nessuno si avvicina, tutti fermi avanti, allora Gagliardi è costretto praticamente a regalare il pallone, però anche la Dispoli spazza la palla dalla propria area. Pallone che arriva da parte di D'Angelo, ultimi secondi qui al Tamagnini, Civitavecchia sempre sotto, ci prova però con l'azione sbagliata e poi ovviamente la Dispoli spazza via il pericolo. Un minuto se n'è andato, ne mancano ancora due in questo
Secondo tempo, Civitavecchia sotto 2-1 che ha le ultime possibilità per ritrovare il pari. Ci prova ancora Bersaglia, il pallone da quest'altra parte, il cross al centro, colpo di testa e che parata di Agostini proprio all'ultimo secondo, la blocca addirittura il portiere della Dispoli. Bel cross, buon colpo di testa di Pippi e Agostini ha bloccato il pallone. Si è preso gli applausi dei suoi tifosi. Ultimo minuto. Bersaglia ancora lui, il pallone finisce a Mancini che va lungo, ancora il pallone per Fatarella, anche lui spostato avanti. Poi calcio d'angolo, anzi è fuori gioco. Quindi nulla di fatto per il Civitavecchia. Si attende ormai solo il fischio del direttore di gara con la Dispoli che sta vincendo questo match 2-1. Il gol di Daguanno nel primo tempo e Pippi sempre nel primo tempo sul calcio di rigore, e poi Perocchi all'inizio di questo secondo tempo decisivo per la vittoria della sua squadra. Azione del Civitavecchia che però non va avanti, qui è abbastanza inspiegabile la giocata del Civitavecchia, deve andare dentro, sbaglia però anche Fatarella che regala praticamente il pallone alla Dispoli che attende il fischio del direttore di gara. Non c'è ancora, allora si va da Funari riesce a tenerla, eccolo qui il triplice fischio del direttore di gara, si arrabbia Cerroni ma il risultato sorride alla Dispoli che vince 2-1 qui al Tamagnini. Civitavecchia quindi chiude l'ultima partita casalinga con una sconfitta e cercherà di rifarsi domenica prossima a Pomezia. È tutto, grazie a Marco Mondelli alla regia, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TRC.